e siamo col direttore Pierfrancesco Talamo del Parco Archeologico dei Campi Flegrei Castello di Baia e col maestro Antonio Colandria. Allora, direttore, un evento in questo, sì. Il Parco in Maschera, questa kermesse che... Allora, il Parco in Maschera è questa serie di eventi che il direttore del parco Fabio Pagano e noi tutti quanti abbiamo voluto creare e distribuire sul territorio proprio per ridare al territorio una partecipazione diffusa e capillare. E si sta svolgendo con eventi maggiori come il concerto che c'è stato di Peppe Barra, ma anche con la partecipazione di una quantità di associazioni o di professionisti come il maestro Colandria, e soprattutto vuole entrare un po' in tutti i punti dei Campi Flegrei, e sicuramente questo evento di Cappella qui a Monte di Procida, al mausoleo di Cappella, è uno dei più significativi da questo punto di vista, perché sicuramente è uno dei monumenti meno conosciuti, meno facilmente fruibili, e quindi aver voluto unire la visita del monumento, soprattutto rivolta alle persone del posto, ai montesi e ai bacolesi, visto che siamo proprio sul confine, ma ai flegrei, a tutti i flegrei, che così si appropriano di un monumento che se no diventa solo uno spartitraffico per la strada, e poi averlo unito a un evento di arte pura qual è la danza, e penso che sia veramente una cosa importante, piccola ma importante, come piccole ma importanti sono i tanti tasselli che stiamo cercando di mettere per costruire un mosaico invece grande e complesso. Maestro, un grande onore partecipare a questo Parco in Maschera per il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Buonasera, bentrovati in un sito archeologico che vanta, come dire, nella sua prospettiva di essere uno dei pochissimi, se non l'unico, di Monte di Procida, quindi di Cappella. Quindi, come dire, io che sono nativo di Monte di Procida, intanto ringrazio il direttore e tutta la direzione del festival di Un Parco in Maschera per aver scelto il mio progetto, che stasera andrà in scena con le danzatrici di Art Garage, con due musicisti dal vivo, con una cantante straordinaria. In realtà il mio vuole essere proprio un omaggio alla femminilità mitologica, poiché probabilmente la dea Selene, il ritratto che è stato trovato negli scavi della necropoli di Cappella, è uno dei più antichi al mondo e rappresenta forse un'unicità reale della bellezza femminile. Io, come dire, con lo spettacolo Memento Sine Tempore, in realtà omaggerò, tenterò di omaggiare tutte le divinità del femminile, come per dire, in realtà la maschera è ciò che gli uomini indossano quando guardano le donne, e io credo che fin dalla mitologia storica le donne dovrebbero essere maggiormente riconosciute, quindi è un inno al femminile ed è un grande abbraccio di tante arti, quindi una luce dopo il Covid. Quindi benvenuti a Cappella e benvenuti ad un altro dei tantissimi appuntamenti che il Parco in Maschera ci riserva quest'anno, con una devozione sul territorio, per il territorio e con il territorio. Grazie. Il fuoco! Vai Luca!